La situazione è tragica, siamo tutti fermi. Io sono una wedding planner, quindi organizzatrice di matrimoni che non si possono fare. Un sì senza festa, ci si può sposare ma senza banchetto nuziale. Il coronavirus impedisce anche matrimoni, un duro colpo per tutta la filiera che gira intorno a questi eventi. Location, abiti da sposa, fotografi, fioristi, musicisti, tipografi, tutti si sono dovuti fermare. Il mondo degli eventi è composto da tanti settori che stanno tutti aspettando una risposta certa da parte del governo su come ripartire e quando ripartire. È stato giusto fermarsi, ma è anche giusto ricominciare. Ricominciare perché si sa che la stagione degli eventi è questa. Già la primavera è saltata e molti degli eventi sono stati bloccati o rimandati o annullati addirittura. Adesso in vista dell'estate, cosa dobbiamo fare? Quello che dovrebbe essere un sogno, minuziosamente preparato e rimandato a data da destinarsi. Le spose in questo momento sono veramente scoraggiate, sono tristi, hanno pensato a questo momento da anni e invece purtroppo devono rimandare. Questo dovrebbe essere il periodo clou in cui si svolgono le celebrazioni, ma la maggior parte delle coppie ha rimandato il fatidico sì al 2021. Quasi tutti non si sposano più nel 2020, anche perché non si sa se ci si potrà sposare e soprattutto non si possono fare gli assembramenti, per cui i cosiddetti matrimoni, quelli da 150 persone, 200 persone, tutti insieme che ballano appassionatamente, di certo non si possono più fare. Mica dovremmo immaginare una sposa con la mascherina? Ecco, abbiamo anche visto in televisione qualche immagine di chi si è sposato in comune con la mascherina. Ad oggi le spose non l'hanno accettato, e per cui insomma la vedo dura, anche perché tutte le spose vogliono il matrimonio gioioso, bello, divertente, sono i baci, sono i sorrisi, sono gli abbracci che fanno il matrimonio. Per cui, insomma, ad oggi è difficile.